Ciao a tutti. Abbiamo caricato sull'ex un nuovo progetto di legge, il PDL 187, che innanzitutto è bene che sappiate che non è nostro, non è proposto dal gruppo 5 Stelle, bensì da un consigliere della maggioranza, che è il consigliere regionale decorato in quota Fratelli d'Italia. Di cosa tratta? Questo progetto di legge tratta della materia del trasporto pubblico non di linea, cioè si riferisce a delle categorie specifiche di operatori di settore, che sono da una parte i tassisti, che si rivolgono all'utenza indifferenziata, cioè offrono un servizio a chiamata, non possono distinguere e discriminare fra l'utente giallo, rosso, nero, che parla inglese o che parla russo, ma chiunque chiede quel servizio, il tassista ha il dovere di trasportarlo. L'altra categoria è quella cosiddetta degli NCC, vale a dire i noleggiatori con conducente, che svolgono un servizio di trasporto pubblico non di linea diverso da quello dei tassisti, cioè loro possono scegliere l'utenza, si rivolgono a un'utenza cosiddetta differenziata, perché il servizio è su prenotazione. Cosa intende fare? Quale sarebbe l'obiettivo di questo progetto di legge proposto da Decorato? Regolamentare questo settore attraverso una legge statale che già lo regolamenta, perché la competenza è statale. E infatti c'è la legge in vigore 2192 che vi invito a scorrere, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 29,1 quater, che è la parte più discussa e soprattutto è la parte che questo progetto di legge regionale di Decorato prende, dettaglia e mette all'interno di un progetto di legge regionale. Ora, io mi rivolgo a voi perché noi abbiamo trovato alcune criticità in questo progetto di legge, ma naturalmente prima di prendere una posizione a favore, astenuti o contro, vogliamo coinvolgere tutti quelli di voi che sono operatori di settore, che studiano o si interessano del trasporto non di linea o che comunque hanno la passione per questo settore, vogliono analizzare nel merito questo progetto di legge e dirci cosa ne pensano. Aspettiamo quindi tutti i vostri pareri. Grazie.